visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buonasera Juventini de mi corazon, how you doing e soprattutto buona Pasqua, già vi immagino belli sdraiati sul divano col panciotto pieno, che vi riposate e vi leggete tutte le ultime news sulla Juventus, i dibattiti su Twitter, io già vi vedo e spero che riusciate a mantenere la calma, perché per me ultimamente è veramente veramente difficile. Come vedete la voce, come sentite, la voce non è ancora tornata, ma questo lo accogliamo positivamente come il segno della lotta e quindi lo sfoggiamo belli fieri. Incredibile ragazzi, incredibile il post partita, soprattutto visto da parte della Lazio, dal punto di vista della Lazio, che già dalle interviste di Sarri comincia a lamentarsi su espulsioni, ammonizioni, doppie ammonizioni, interventi mancati, eccetera, eccetera. A me sembra, ragazzi, che stiate perdendo un'occasione per godervi un bel momento. Noi l'abbiamo detto ieri, il giorno prima, grande Lazio, complimenti alla Lazio, vittoria meritata. Nel senso, noi non abbiamo problemi da questo punto di vista. Però sarebbe bello riuscire ad impostare il dibattito con un po' di obiettività, di oggettività, che è sempre difficile, quella è la cosa più difficile del mondo nel momento in cui i tuoi interessi, il tuo amore, le tue passioni sono coinvolte e sono in gioco. Io mi rendo conto, ma è per questo che uno si aspetta dalla società, da una società importante, una dimostrazione di un certo stile, di una certa classe. Invece la scelta loro è stata questa, ma va bene così, ognuno dalle parti mie si dice fa pace col cervello, fa pace con l'anima sua, no? E quindi sì, un po' sconvolto da quello che è stato un po' il post partita, e soprattutto un po' sconvolto da quello che mi sono trovato a dover discutere con parecchi dei miei amici, i miei compagni di battaglia, di squadra juventini. Incredibile ragazzi, cioè nella mia timeline compare solamente una serie di insulti ad Alessandro, che per carità non è la prima volta, non è soltanto Alessandro, sono diversi giocatori che vengono perennemente insultati da appunto quelli che dovrebbero essere i tifosi della nostra squadra, quelli che hanno giurato amore incondizionato, eterno, nei momenti difficili, nei momenti migliori. Non è una cosa che vediamo oggi per la prima volta, però a me sembra incredibile questa volta il fatto che gli insulti ad Alessandro sono relazionati al primo gol che abbiamo preso sulla spinta di Milinkovic-Savic. Adesso a me va bene tutto, però qui le opzioni sono due: o siete prevenuti, volete insultare per forza Alessandro e quindi appena succede qualcosa Alessandro in un cerchio di un metro e mezzo decidete che è colpa di Alessandro, oppure non lo so, non avete, come ho detto ieri, non avete mai giocato a pallone, non avete mai fatto uno sport di contatto, non lo so, volete contestare, vogliamo cominciare a contestare anche le leggi fisiche, non lo so. Non so neanche come effettivamente spiegarlo. Quando uno sta in fase di stacco, è in fase di salto, qualsiasi tipo di contatto fa la differenza. Quello è fallo tutta la vita. Dopo noi l'abbiamo detto, accettiamo l'errore dell'arbitro, che è un essere umano e che può sbagliare come tutti quanti, accettiamo il fatto che il regolamento dica che il VAR non può intervenire perché appunto è stata una valutazione sbagliata dell'arbitro, accettiamo tutto come lo abbiamo accettato da parecchio tempo a questa parte. Ormai non abbiamo capito qual è il gioco, è la Juve contro il sistema, no? Il sistema contro la Juve. Per noi va bene, cioè nel senso, ok, non ci lamentiamo, però ragazzi, cioè nel senso, fate pace col cervello, veramente, fate pace col cervello, rilassatevi, uscite di casa, lasciate il joystick, lasciate
le statistiche, gli XG e tutte ste cazzate, uscite di casa, prendete un pallone e andate a fare una partita. Andate a fare due palleggi, mettetevi in campo, prendete un po' di sole, di vitamina D, perché vi potrebbe fare bene. Vi potrebbe fare bene, vi potrebbe aprire la mente, vi potrebbe rilassare un attimo. Stay calm, stay calm. E poi, tifosi, non sto parlando di tifosi, proprio, cioè, capito, secondo, rappresentanti dei JOC, ragazzi. Cioè, questo, secondo me, è arrivato un momento in cui bisogna capire quello che si vuole fare, no? Nel senso, se tu vuoi essere un rappresentante delle critiche nei confronti di questa squadra, se vuoi essere uno che guarda uno spettacolo e che si aspetta che quello per cui paga gli viene dato, se vuoi essere un tifoso, amico mio, questa è una relazione d'amore che tu stai giurando, è un matrimonio, e quando tua moglie sta male o passa momenti di difficoltà, tu non la mandi a fanculo, hai capito? Io lo so che l'esempio è un po' troppo grande, ma il concetto è quello, è amore incondizionato. Quindi il supporto c'è bisogno quando sono in difficoltà. Ieri Alessandro non era in difficoltà. Ieri Alessandro è stato spinto e ha perso la coordinazione perché è fallo di Milinkovic-Savic. Poi lui è accentuato, si è buttato troppo. Allora, se dobbiamo non fischiare i falli, non fischiare un rigore perché un giocatore accentuato, il 90% dei falli che vengono fischiati oggi non sarebbero buoni. Perché oggi la tendenza di qualsiasi giocatore è quella di buttarsi e di fare le scenate. Non voglio neanche fare nomi, Non voglio neanche fare nomi perché sennò sembra che penso a personaggi specifici. Invece è proprio questa la tendenza. Il calcio che io vedevo negli anni 90 bandiva queste cose, non bandiva, però in un certo senso c'era una specie di orgoglio nel non fare questo tipo di gioco sporco, nel non fare questo tipo di scenate, no? Adesso questo non è più una regola morale seguita dalla maggior parte dei giocatori. Quindi va bene, prendiamo atto e accettiamo che oggi il calcio è questo e che i giocatori sono questi, ma non può essere solamente quando fa comodo a voi che Alessandro o qualsiasi altro giocatore della Juve accentua la caduta, che poi secondo me neanche l'ha accentuata, però accentua la caduta e quindi non è fallo. Ragazzi, secondo me, ve l'ho detto, state calmi, uscite di casa e andate a fare una passeggiata col pallone, andate a fare una partita di pallone, fate amicizia con la gente, però fate respirare un attimo il cervello, perché sennò qui non troviamo più il verso. E poi l'ultimo argomento di cui vorrei parlare, che è paradossale perché si ricollega un po' al discorso iniziale su la Lazio, che ha perso l'occasione di mostrare un po' di freschezza, un po' di classe, no? E questa domanda che ho fatto anche nel video precedente sul perché allo Juventus Stadium contro l'Inter gli ispettori federali non hanno avvertito lo speaker dei cori razzisti, non hanno chiesto a chi di dovere di fare una comunicazione ufficiale per far smettere quei cori. Qui, nel senso, è parecchio strano, no? Perché è quello che è successo all'Olimpico. I tifosi della Lazio, che tra l'altro, se la curva della Lazio avesse ricevuto un trattamento paritario a quello della Juventus, sarebbe stata chiusa contro la Juve. Adesso, io non è che voglio la curva della Lazio chiusa, però quello che voglio è capire perché la mia contro il Napoli sarà chiusa mentre le altre hanno la possibilità di continuare, fare prolungare per 6 mesi il giudizio, eccetera eccetera. Questa è una cosa che voglio capire, ma quello che mi interessa più di tutti è capire perché i 3 ispettori federali che erano presenti a Torino e hanno dichiarato di aver sentito tutti e 3 metà della curva della curva sud della Juventus inneggiare i cori razzisti nei confronti di Lukaku, non hanno detto niente.
Quindi qui o se ne sono fregati e hanno deciso di lasciare correre la cosa fino a fine partita, e qui ci sarebbe da fare anche altre domande del perché dovrebbero fare una cosa del genere. Oppure l'altra opzione, che secondo me è quella più probabile ma non meno scandalosa, secondo me non l'hanno sentiti, come la maggior parte delle persone che erano allo stadio. Secondo me i tre ispettori federali, questi cori razzisti, non l'hanno sentiti. Quindi post partita, basandosi su video che hanno visto sui social, su TikTok, su Twitter, eccetera, eccetera, hanno dato una squalifica, hanno scritto un referto in cui hanno detto di aver sentito questi cori. Adesso prendiamo per vero la versione che ci hanno dato loro, e allora la mia domanda è: perché non avete avvisato nessuno? Questa me la devono rispondere, questa me la devono rispondere. Il grande Dario Pellegrini su Twitter ha parlato di questo argomento e adesso sta ricevendo tutta una serie di insulti, minacce, proprio stiamo andando fuori dal seminato. I peggiori sono quelli che invece di scendere a questi livelli barbari lo vogliono tacciare come un semi razzista o un qualcuno che ha il solo interesse di far squalificare le altre curve oltre a quella della Juve. Qui non avete capito niente, signori. Qui è soltanto un attacco aggressivo a chi cerca di fare delle domande lecitamente e soprattutto civilmente nel momento in cui stiamo vivendo un esempio di anticiviltà incredibile nel sistema del calcio italiano. Quindi non posso che terminare tutto questo discorsone dicendo: stay calm ragazzi. Ma adesso non sto dicendo alla Lazio, non sto dicendo agli avversari, sto dicendo a noi fratelli e sorelle juventini: manteniamo la calma, cerchiamo di restare lucidi e di leggere chiaramente le situazioni, perché sennò si perde il controllo. E perdendo il controllo peggiorano solo le situazioni. È una valanga, si comincia a degenerare, ok? Quindi vi auguro di nuovo una buona Pasqua. Vi auguro di divertirvi tantissimo domani a Pasquetta e pensare soltanto cose positive, perché questo è quello che ci aspetta nella partita successiva. E soprattutto le tre regole che vi do sempre: stay fresh, stay crispy. E nonostante si torna a casa senza voce come la mia, stai calma.